agricola per il 2014 è illegittima, lo ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto accogliendo un ricorso degli agricoltori di Orbetello. Robert Lee. Farà giurisprudenza la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, che ha dichiarato illegittima la richiesta del Comune di Orbetello del pagamento dell'IMU agricola relativa all'anno 2014. A dare il via al ricorso, il presidente di Confagricoltura Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Sarà presa come esempio in tutta Italia e quindi attraverso questa sentenza gli agricoltori e gli imprenditori agricoli italiani che hanno pagato in maniera ingiusta l'IMU agricola nell'anno 2014 potranno chiedere rimborso. Abbiamo sempre contrastato l'IMU agricola giudicandolo un'imposta ingiusta e soggetta a rilievi di costituzionalità, dice ancora. E fa un invito. Verrà messa in piedi una modulistica, un iter procedurale che tutti gli imprenditori che volessero ovviamente richiedere il rimborso dovranno adottare e quindi invito tutti, i miei associati, ma invito anche tutti gli imprenditori agricoli in generale a riferirsi alle proprie associazioni perché è veramente un'occasione ghiotta per avere un rimborso. La giustizia tributaria ha invalidato il decreto legge 4 del 24 gennaio 2015. Che viola l'articolo 3 dello Statuto del Contribuente. In pratica i tributi non hanno efficacia retroattiva, ma si applicano solo alla data di entrata in vigore. E, conclude Vivarelli Colonna, ognuno risolva i propri problemi. Anche la modalità in cui questa legge è stata così repentinamente, frettolosamente, retroattivamente voluta e applicata ha creato dei problemi agli imprenditori agricoli. Ora, ognuno ha i suoi dei problemi, io risolvo i miei, il Comune risolverà i suoi.